Perfetto, allora Zoom mi ha dato l'ok definitivo. Buonasera a tutti e a tutte, benvenute su Tutored, bentornati sulla nostra piattaforma. Io vi do il benvenuto a questa nuova esperienza online con Eleonora Remiscini, che è consulente di digital marketing, ma attenzione, in ambito storia dell'arte. Mi piace definirlo così perché l'arte ha qualche bella connotazione storica, anche se è super presente e sarà anche super, come dire, concentrata nel futuro. Buonasera Eleonora, come stai? Buonasera, tutto bene? Grazie per l'invito, davvero sono super contenta. Sono contento che tu abbia accettato e sono felice di ospitarti qui. Perché? Perché in realtà era da tempo che le volevamo parlare di marketing. La cosa bella è che oggi parliamo di marketing in un settore specifico che magari non è quello, come dire, quello più banale, non è solito. Particolare perché il settore dell'arte è così, è inutile negarlo. Ci racconterai un po' quello che fai tutti i giorni, no? Quindi un po', insomma, sia competenze che hai appreso nella tua carriera, ma anche i programmi che utilizzi, che poi immagino valgono un po' per tutti, cioè non soltanto per chi vuole lavorare in ambito storia dell'arte, giusto? Assolutamente, valgono per tutti e diciamo a me piace sempre parlare di settore anche culturale e creativo, quindi Certo. sicuramente il mio è storia dell'arte, però diciamo che tutto ciò che è culturale, quindi anche cinema, teatro. Ci sono un sacco di livelli diversi, di culturali, è sicuramente importante, anche eventi. Insomma. Mi devi scusare se dico sempre storia dell'arte, ma questa è Ah, tu fai benissimo, l'influenza di perché... Fabiana. Questa è l'influenza di Ah, Fabiana. vero, perché lei dice sempre storia dell'arte, è È vero. Però vero. no, nel mio caso è verissimo, È per carità. verissimo, assolutamente sì. Allora, io tra pochissimo ti lascio il palco virtuale. Ragazzi, consentitemi un secondo di condividervi qualche slide per raccontarvi che cos'è Tutored, perché magari qualcuno di voi è qui per la prima volta. Allora, noi siamo una startup e siamo un po' il punto di incontro digitale tra studenti, giovani laureati e aziende, nel senso che siamo un po' un sistema innovativo per far incontrare questi due mondi. E in che cosa consiste Tutored? Tutored ha sul proprio sito una serie di opportunità di carriera per profili junior, quindi non troverete offerte di lavoro per persone che hanno anni di esperienza. Il cosiddetto stage con 3 anni di esperienza su Tutored non esiste, anzi è fortemente rifiutato da noi, che diciamo, di fatto scegliamo accuratamente gli annunci di lavoro. E soprattutto la cosa bella è che queste opportunità di carriera hanno il focus su che cosa migliorerete una volta assunti o assunte, e non invece su appunto quelli che sono i requisiti a volte esagerati, spropositati, che chiedono le aziende. E poi l'altra caratteristica di Tutored è che vogliamo in qualche modo accompagnarvi poi fino all'assunzione, facendovi, a me piace dire, assaggiare un po' il mondo dei grandi, quindi il mondo nelle aziende, con le esperienze online come quella di oggi, ma come quelle che realizziamo con le nostre aziende partner. Che cosa significa? Che magari se qualcuno di voi è interessato a lavorare nel marketing, ma magari marketing significa tutto, significa tantissimo. Con l'esperienza online delle aziende, voi vedete un po' come viene applicato il marketing in quell'azienda, quindi magari come viene applicato Excel in quell'azienda, le attività, ma anche i ruoli professionali che magari non sono uguali per tutte le realtà, sono diversi tra di loro. Di fatto, capite se quell'azienda vi piace e quindi fa al caso vostro. E poi sul nostro sito, sulla nostra app, perché abbiamo tra l'altro anche l'app, trovate tutte le aziende partner, quindi vi potete fare anche un'idea. Insomma, delle realtà con cui collaboriamo. Queste sono un po' tutte, c'è una panoramica più ampia, le trovate ovviamente sul sito. Questa è l'app che è scaricabile su smartphone e su tutti gli altri device. E poi c'è una particolarità, una novità, diciamo, chiamiamola così, il canale Telegram di Tutored, dove abbiamo pubblicizzato anche l'evento di oggi con Eleonora. Prendi l'arte e non metterla da parte, come non dice il proverbio. Vi consiglio di scansionarla perché lì pubblichiamo un po' in anteprima tanti contenuti particolari. A volte gli speaker ci mandano dei messaggi audio e noi li inoltriamo nel gruppo. Quindi magari poi Eleonora, se vi vuol dire qualche cosa dietro le quinte, alla fine dell'incontro se lo Assolutamente. manda e poi noi lo pubblichiamo sul canale Telegram. E poi, visto che oggi si parla di marketing, ultima slide per dirvi che continueremo a farlo e giovedì prossimo, quindi 16 giugno alle 17, parleremo in modo specifico di tutti quei tool preziosi per lavorare nel marketing con le tecnologie no code, quindi senza scrivere una riga di codice, per chi come me è una retta parallela con la programmazione. Quindi non vi preoccupate, marketing non significa dover per forza scrivere codice. Certo, quello magari è un plus che in futuro probabilmente potrà servire, ma oggi
ed Eleonora penso ce lo possa testimoniare, esistono appunto tanti programmi che di fatto non richiedono la scrittura di codice, e invece poi per chi si vuole esercitare per i prossimi colloqui di lavoro, il 21 giugno ci sarà una simulazione di colloquio in ambito digital marketing. Lo facciamo con una recruiter professionista che di fatto esaminerà 3-4 di voi e vi farà le domande che vengono poste ai colloqui di lavoro, così magari arrivate pronti e più, ancora più sicuri al vostro colloquio vero e proprio. Allora, io interrompo la condivisione. Tra l'altro, Eleonora, io ho già parlato tanto, io come dico sempre all'inizio mi dilungo, quindi chiedo scusa a tutti gli speaker. Vi dico di nuovo che potete accendere la videocamera così ci fate compagnia, altrimenti c'è la chat, quindi scrivete lì, fate le vostre domande, insomma divertiamoci insieme con Eleonora, consulente di digital marketing, che oggi ci racconta che cosa c'è nella sua cartella Drive, come abbiamo scritto anche sul nostro sito, insomma ci racconta un po' del suo mondo. Grazie Eleonora. Perfetto, grazie a te. Condivido, allora, aspetta. Perfetto, allora, ciao a tutti ragazzi. Il mio nome è Eleonora Revvicini e ho recentemente fondato una società di digital marketing per l'arte e la cultura che si chiama Above Studio. Sono molto contenta di fare questa esperienza online con voi, perché in realtà faccio una cosa per la prima volta, cioè non devo spiegare niente fondamentalmente, ma vi racconto un po' come si svolge la mia giornata tipo. E voglio fare una premessa sia che siate dipendenti, sia che siate dei freelance, quindi lavoratori autonomi, secondo me è fondamentale avere un'organizzazione del lavoro quotidiano e settimanale molto, molto, serrata. Che cosa significa? Che in generale, soprattutto quando si lavora online, è importantissima la comunicazione sia con i vostri colleghi, quindi con le persone che sono nel team insieme a voi, sia tenere traccia mano a mano di tutto ciò che fate. Questo non solo nel marketing, nel digital marketing, anzi, ma in generale nel lavoro online. Quindi, come potete vedere, questa è una brevissima, ho raccolto per punti quello che vi racconterò durante questa ora che passeremo insieme. Vi racconterò un po' gli strumenti che utilizzo, soprattutto a inizio giornata, e poi un po' le modalità che io ho utilizzato e che ho messo a punto negli ultimi 3 anni da lavoratrice autonoma, sia per me, quindi per organizzare il mio lavoro, quindi internamente, adesso per fortuna con il mio piccolissimo, minuscolo team, però insomma ci siamo in 3, e sia soprattutto per i miei clienti. Iniziamo. Allora, questa è un po' la sensazione che io ci tengo a dire questa cosa, perché io 3 anni fa ho aperto partita IVA e mi sentivo un po' come se fossi in un mare di cose da fare, non sapevo mai da che parte cominciare. E questa è una difficoltà che hanno praticamente tutti quando iniziano a lavorare, soprattutto quando si inizia da qualcosa che tu impari per la prima volta. E quindi, niente, questo meme mi sembrava molto, molto adatto per iniziare questa chiacchierata con voi. Così tante cose da fare, è vero, ci sembra sempre di essere sopraffatti dalle cose da fare, ci sembra sempre che le famose 8 ore lavorative, che poi per quanto mi riguarda adesso ho imparato anche a gestirmi in modo diverso, però diciamo che le famose 9-18 sembrano sempre pochissime rispetto al carico di lavoro. E nel corso di questi anni ho intrapreso diverse strade. Quello che vedrete oggi non è sicuramente una cosa che mi è capitata dal primo giorno, ma è un po' il lavoro che adesso ho imparato a fare anche insieme ad altre persone che lavorano con me. Allora, iniziamo. Io parto la mattina verso le 9:30 con il famosissimo stand-up meeting, che è una parola che io ho rubato l'anno scorso quando lavoravo all'interno di una startup inglese che si occupava di finanza per l'arte, e c'era questa abitudine che in realtà è molto molto utile e che ho scoperto poi nel corso di questi mesi si può fare anche da soli, lo stand-up meeting, che non significa parlare di fronte alla telecamera, ma mettersi lì e dividersi la giornata e capire cosa si deve fare nel corso della giornata, ma di fatto è una riunione che ha come obiettivo quello di essere breve, massimo 20 minuti, in cui tutto il team,
parla dei task, quindi dei compiti che deve svolgere nell'arco della giornata. La frequenza è elevata, noi cerchiamo di farla tutti i giorni. Alcuni consigliano, ma io diciamo, lo dico sinceramente, non lo faccio perché non mi trovo bene, di farla sia all'inizio che alla fine. Secondo me questa cosa non è ottimale perché quello che ti dici a fine giornata è praticamente la stessa cosa che ti dici la mattina dopo. Quindi in realtà la sfida, soprattutto per chi è un po' chiacchierone, non sono io, però magari per le persone un po' più prolisse, è quello di essere brevi, concisi, fare una lista di task o comunque raccontare, anzi non fare una lista di task, raccontare cosa si farà agli altri, cosa si farà nell'arco della giornata, in modo tale che tutti siamo allineati. Uso la parola allineati anche se è un po' da milanese imbruttito, però ormai l'ho presa anch'io in adozione. Dove facciamo stand up meeting? Vi faccio vedere subito su Discord, che è questo canale social che noi abbiamo scelto dopo aver abbandonato Slack. Non so se conoscete Slack. Slack è una... Noi lo usiamo, Eleonora. Ok. Credo che usiamo Slack. Allora, anche io ero partita con Slack, poi in realtà mi sono resa conto che c'erano alcune funzionalità. Noi avevamo ovviamente la versione, noi siamo solo in tre, quindi insomma non abbiamo queste esigenze aziendali per grandi team, però ci siamo resi conto che moltissime funzionalità ci erano state bloccate, perché ovviamente ci sono dei prezzi, insomma, ci sono dei costi da sostenere. E non potevamo fare le call direttamente in gruppo sul canale. Quindi, diciamo, insieme al mio socio che aveva già Discord e anche alla mia collaboratrice, abbiamo deciso di andare su Discord. Come vedete, Discord funziona un po', come Slack, appunto. Quindi, ha questi diversi canali che noi utilizziamo, noi ne abbiamo quattro. Colareb, lo vedrete verso la seconda metà di questo incontro, è un nostro grande cliente con cui noi lavoriamo quotidianamente, quindi meritava un canale a parte dove appunto ci scambiamo le foto. Poi non voglio spoilerare troppo, però facciamo un'attività di social media marketing per questo cliente, quindi ci confrontiamo moltissimo sulle foto da pubblicare e sui progetti Canva che facciamo. Poi dopo, se volete, non è nella presentazione, però facciamo anche un giro nel Canva che non guasta. Eleonora, ma ti faccio subito una domanda. Ma nel momento in cui, diciamo, parlate con il cliente, in questo canale No, questo è tutto è interno. tutto interno Sì, comunque. assolutamente. È tutto interno. Questo è solo il nome che noi diamo al canale per dire tutte le cose che riguardano questo cliente le buttiamo qua. Poi abbiamo General, che è ovviamente dove ci vediamo la mattina. Se io entro qui adesso non lo faccio perché sennò potrebbero entrare perché magari mi arriva la notifica, però se entro qui entro direttamente nella stanza, quindi e quindi nella video call che noi facciamo quotidianamente. Scusate, nello stand-up meeting perché eravamo sulla parte stand-up meeting. Al di là di quello che facciamo la mattina, se no andiamo su General. Poi abbiamo il sito web, noi abbiamo recentemente fatto il sito web. Siamo della nostra società, l'abbiamo finito, come potete vedere però qui, vabbè, noi siamo anche grandi, noi studiamo su varie piattaforme online, vari corsi per tenerci aggiornati, il Learn è una di quelle. E come vedete adesso noi stavamo caricando sul blog degli articoli, perché ci sarà anche una parte dedicata a dei contenuti informativi gratuiti e quindi stavamo parlando di questo. E poi stiamo per lanciare Instagram. E qui iniziamo a mettere le prime idee. Poi vi farò vedere anche come nasce un po' il brainstorming di un progetto da zero. Quindi questo è Discord che io uso per motivi esclusivamente lavorativi, ma ci tengo a dire che sono pochissime le persone che lo fanno. Cioè, di base il Discord è un canale che nasce per i gamer e che adesso è molto molto utilizzato nel mondo dell'arte digitale e degli NFT. Quindi ci sono intere community di persone, per esempio la mia stessa collaboratrice che ha svariati server, perché in realtà si chiamano così. Qui, questo è quello dedicato ad Hubbub, ma poi immaginatevi altre decine di quadratini come questo dedicati a tanti altri argomenti. Quindi questa è un po' la differenza con Slack, che comunque non nasce come una piattaforma lavorativa.
Ti leggo qualche commento che è arrivato in chat. Ah, certo, io non l'ho visto, Sì, scusate. no, tranquilla. Cristina usa Slack per lavoro, Beatrice non conosce né Discord né Slack, quindi Beatrice, questa è l'occasione per conoscere un po' di più Discord. Eva scrive che noi da Slack siamo passati a Discord, ma siamo atterrati su Google Chat, e poi ovviamente ogni freelance agenzia ha le sue, giustamente, le sue preferenze. E infine Valentina scrive Discord comodissimo per un sacco di cose, lo definirei un Telegram 3.0. Anch'io, esatto, sono d'accordissimo, anche secondo me è Telegram, assolutamente. Dopo lo stand-up meeting, entriamo su quello che è invece la mia parte preferita, Notion. Non so quanti di voi lo conoscono, ma è quello che a me veramente salva. Allora, Notion è questo software di organizzazione del lavoro che fondamentalmente ricopre tutti i bisogni. Tutti i bisogni di chiunque possono essere risolti da questa piattaforma. Allora, noi per adesso, visto che io sono passata recentemente da freelance a, diciamo, a detenere una società, la società è nata 4 mesi fa, quindi comunque ci stiamo ancora stabilizzando su diversi fronti, quello che però vi posso dire è che diciamo, la parte che noi utilizziamo di più è questo Team Task. Il Team Task non è nient'altro che questa pagina dedicata a tutti i task che noi abbiamo, suddivisi per modalità di, come dire, di realizzazione. Come potete vedere, qua c'è uno spoiler, dobbiamo fare il sito web a Fabiana Manager, però vabbè, pazienza. Ormai così spoilerato, come potete vedere è diviso in da fare, in progress e done, quindi già fatti. Vi faccio vedere un esempio di task. Allora, allora vediamo un esempio di task già fatto. Questo è piccolo, non mi piace. Questo anche. Allora, aspetta. Eccolo. Allora, questo qui per esempio Above è il nome della mia società. Come potete vedere, noi abbiamo cliente interno. Chi è che si deve occupare di questo task? Eleonora, Valentina e Above, che è la mail generale che, diciamo, che ha il mio socio. Status done, perché noi ovviamente, come potete vedere, i task possono essere, si possono muovere, quindi quando, diciamo, hai completato tutto quanto, lo metti nella cartellina, nella casellina eseguito. E poi quando tu vai a cliccare qui, in realtà hai diversissime modalità. Puoi creare delle vere e proprie pagine, altre pagine all'interno, quindi all'interno del task. Io la parte più facile, secondo me, è fare banalmente una to-do list con le cose da fare, perché quando, come vi dicevo, durante lo stand-up meeting, magari io parlo e dico, allora, ho fatto, ieri ho fatto questo, questo e quest'altro, oggi devo fare questo e questo. La priorità cambia a seconda delle esigenze, la priorità era alta perché avevamo delle urgenze dal punto di vista della creazione del sito. Per fortuna siamo riusciti a concludere entro la data prestabilita. Anche qui ci tengo a specificare una cosa. Cercate sempre, quando lavorate, di darvi delle deadline verosimili. Cioè, non, diciamo, all'inizio io ero un po' di quelle che magari la tentazione quando si utilizzano questi software è che tutte le priorità sono altissime e quindi magari ti metti tutto alto, le deadline sono tutte ok, maggio a 5 settimane, finiamo tutto entro il 22 maggio, dico così, cioè calma. Nel senso, l'importante è sempre sapersi gestire anche in questo senso, non andare troppo lunghi perché poi ci si, come dire, ci si tranquillizza troppo, però neanche essere sempre di corsa, perché poi le cose di corsa comunque, soprattutto quando si fa un lavoro creativo, quando si sta nel mondo della storia dell'arte, c'è molta creatività, perché si ha a che fare sempre con la trasmissione di un messaggio che è difficile da far digerire agli altri, che sia una mostra, che sia un progetto curatoriale, che sia un artista in cui bisogna spiegare la sua ricerca per la creazione di un sito web. Bisogna sempre sforzarsi molto di essere dei mediatori. Quindi è importante comunque riservarsi sempre il proprio tempo per lavorare. E questo, fidatevi, lo sto imparando tuttora, nel senso che comunque alcune volte ci si lascia prendere un po' dalla fretta, altre volte di meno. Vi faccio vedere un task bello corposo, come potete vedere.
Questo è un lancio che noi stiamo organizzando proprio, che, anzi oggi abbiamo lanciato l'iniziativa. Colorab è un cliente molto grande, si occupa della produzione esclusivamente artigianale made in Italy di cinturini per orologi, che non è molto dentro il mondo della storia dell'arte, però proprio per questo motivo Hubbob si occupa, come ho detto prima, di strategie digitali per la creatività, perché in realtà è un brand che rispecchia moltissimo il made in Italy, l'artigianato della vera pelle, e questo brand produce questi cinturini in Toscana, nelle Marche e nel Veneto, e quindi c'è un aspetto culturale molto forte che noi curiamo nella comunicazione. Se avete curiosità per vedere come lavoriamo, potete seguirlo su Instagram, che è la cosa che seguiamo di più da più anni, però poi ovviamente facciamo anche altre cose. Per esempio, oggi è il compleanno di Colorab compie 11 anni, abbiamo lanciato una settimana di Summer Sale e come vedete qui il mio socio ha organizzato il lancio. E lui qui scrive, nel prelancio 7 e 8 giugno, Eleonora mi ha taggato, deve fare i copy, email, io sono una copywriter, di base nasco come copywriter da freelance e poi nel corso degli anni mi sono un po' cimentata anche in altre cose, però di base sono copywriter, quindi io scrivo l'email e mi dice allora qui mi devi scrivere queste email, Valentina fa i post e le stories. Poi che cosa dice? Allora Valentina, tu fai queste storie qui e ti metto sul drive le foto. Queste sono le foto che il mio socio ha scattato per l'e-commerce. Ovviamente queste foto vanno bene per l'e-commerce e per alcune Instagram stories, ma sono bannate dal feed di Instagram perché non sono per il feed, non sono creative, ok? Quindi c'è tutta questa procedura, c'è tutta questa procedura, come vedete Notion perché è importante e lo adoro, perché tu poi devi collegare tutti i vari software, dopo faremo anche un giro sul nostro drive, però come potete vedere potete embeddare il file e ve lo apre direttamente. Ora noi siamo qui nel lancio, quindi io qualche giorno fa ho fatto tutte le email dal prelancio fino al post lancio, come vedete sempre con le istruzioni, le ho seguite. Questo come potete vedere perché non l'ho fatto io il progetto, l'ha fatto il mio socio, che è, noi siamo divisi anche per clienti, diciamo che lui ha un po' più in mano le redini della totalità delle esigenze del cliente e dei servizi che noi forniamo, e io in questo caso mi faccio un po' da parte perché magari, come vedremo a fine incontro, sono un po' più orientata verso la parte artistica e quindi ho più le redini su altri progetti, ok? Quindi questo per farvi capire anche che non siamo tutti allo stesso modo impegnati sulle stesse cose, ma a seconda anche delle nostre passioni e delle nostre del modo in cui lavoriamo ci dividiamo i clienti, ecco. Anche qui molto interessante, si possono mettere già dei calendari e qui Valentina, che è la nostra collega, sta man mano mettendo le stories, facendo dei task, dei piccoli task, e dice ok, oggi faccio le storie del lancio. Esatto, scusate, non riesco a tornare. Quindi questo è un po' il task più, secondo me, più, come dire, che vi fa capire di più come lavorare all'interno di questo software. Come potete vedere ci sono moltissime cose in progress, io cerco sempre di mantenere, vedere, c'è anche qua la lezione con voi, l'esperienza online, quindi quando noi finiremo tutto quanto farò così, che è la parte più soddisfacente, donna, e poi bene, ovviamente... Confermo. Tra l'altro sono contento che hai messo priorità alta. Esatto. E quindi niente, questo per esempio è una proposta, noi dobbiamo fare una proposta di progetto, ecco per esempio qua non sono spuntate, ecco. Questo qua l'abbiamo fatto e questo no, l'altro no. Però ecco, questa è un po' la linea generale. Vi faccio vedere invece una cosa che stiamo facendo. Queste sono le procedure. È una cosa che abbiamo iniziato da poco e che ci piacerebbe continuare. Ci sono queste pagine che noi vorremmo lasciare anche a dei collaboratori esterni dove ci piacerebbe che loro leggessero magari, anche qua c'è procedure WordPress. Ci sono queste procedure che servono un po' da manuale per i nuovi arrivati. Io comunque magari se, per esempio, chi si occupa di WordPress, Matteo,
se Matteo, per esempio, deve partire per una settimana, deve andare in Scozia perché farà un progetto con un creator, è stato scelto come fotografo ufficiale, e quindi sarò da sola a lavorare per una settimana. Quindi magari io posso andare su queste procedure ed essere autonoma nella gestione del mio lavoro. Questa è la cosa più importante di Notion, cioè che siamo tutti costantemente aggiornati e tutti sempre allineati sul da farsi. E l'obiettivo è essere autonomi. Quindi l'obiettivo è fare in modo che questo software, diciamo, sia al nostro servizio, fondamentalmente, che poi è sempre questo. Questo, scusate, è da manuale, diciamo, non è... Summer Sale, ok, questo è il calendario. Ok, e qui ci sono varie cose, queste sono di Matteo, quindi non mi inserisco, questo è un po' più il mio regno. Quindi questo, come avete capito, è la mia parte preferita ed è Notion viene utilizzato, quando vi ho detto prima che facciamo lo stand-up, lo facciamo in condivisione schermo, con Notion davanti, in modo tale che tutti siamo costantemente aggiornati. Tra l'altro, Eleonora, a proposito di Notion, Rebecca scrive che usa Notion in privato, nel senso per gli appunti all'università, ed è imbattibile per versatilità. Sono d'accordo. Anche io, se l'avessi conosciuto all'università, l'avrei usato. È vero, probabilmente l'avrebbero usato un bel po' di persone, me compreso. Questo, poi utilizzo anche Google Calendar per le mie call, quello è assolutamente importantissimo, però devo fare una confessione. Adesso vi faccio vedere che, nonostante tutto, io comunque la mattina ho la mia fedele agenda settimanale da ufficio, da scrivania, dove scrivo a mano un po' gli slot della giornata. Per quale motivo? Perché mi dà molta soddisfazione, ma lo vedete in piccolo, comunque, insomma, ho questa agenda che, fra l'altro, a proposito di creatività e artisti, è stata disegnata da due amici designer che lavorano su carta, quindi mi hanno anche fatto un bel regalo, devo dire molto apprezzato, e ho anche l'agenda giornaliera, che qui comprata felicemente a Bologna in una cartoleria della città, perché comunque io, però questa sono io, quindi assolutamente poi ognuno deve trovare le sue modalità di lavoro, mi piace comunque sempre appuntarmi sul cartaceo delle cose, che magari sono delle cose che non metto su Notion perché sono molto specifiche, magari sono anche degli appuntamenti esterni, perché comunque, come tutti noi, c'è chi ha le visite mediche e chi deve fare delle commissioni, e quindi io mi organizzo in questo modo. Sono l'unica che conosco che fa anche questo passaggio in più, però magari potrebbe esservi d'aiuto, non si sa mai, a sentirvi meno soli se vi sentite un po' strani. Ecco. Però Annalisa, ad esempio, è d'accordo. La cara vecchia carta è impossibile da abbandonare. Digital sì, ma nulla batte la possibilità di scrivere manualmente. Aiuta anche a memorizzare il da farsi. Vero, sono d'accordissimo. E anche Valentina, che è qui con noi, scrive: la mia versione settimanale giornaliera sono i post-it sul muro, così posso spostare e toglierli. Quello è un metodo che io ho provato più volte, ma invece non riesco a, cioè non mi ci trovo, non so perché. Capisco la praticità, però di base a me non funziona. Però sì, è assolutamente. Anch'io ho provato una volta, poi mia madre diceva che sporcavo il muro e me li ha tolti. Esatto. Allora, adesso entriamo un po' nel vivo. Nelle prossime quattro slide vi faccio vedere un po' come organizzo un nuovo progetto. Proprio ieri ho dovuto presentare un progetto per un player del settore finanziario che sta appunto finanziando un progetto culturale molto grande a livello italiano. Allora, come funziona? Diciamo che adesso ancora mi contattano via Instagram, perché comunque è un brand abbastanza forte su Instagram, per cui alcune persone preferiscono contattarmi da lì, ma come funziona, come si prende, diciamo, un progetto nel mondo ideale? Facciamo finta che non ci sono magari conoscenze di mezzo, telefonate o cose così. Veniamo contattati tramite email, tramite l'apposito form, e facciamo poi una prima call conoscitiva. Per appunto leggere, capire insieme le esigenze dell'ipotetico cliente, e cerchiamo insieme di trovare una formula soprattutto per quello di cui hanno bisogno, perché una cosa che succede spessissimo nel digital marketing, e questo ve lo dico se volete lavorare nel settore, è che siamo spesso soggetti a dei malintesi, a dei fraintendimenti.
Allora, io finché mi chiedono di gestire magari a livello operativo una pagina Instagram, ci sta, è un servizio che mi sto occupando, diciamo, sto cercando di garantire sempre maggiormente. Però moltissime persone, magari adesso un po' di meno, però soprattutto le persone più grandi, magari fanno delle richieste anche, una cosa che mi succedeva molto spesso prima era che molte persone volevano andare sui giornali, mi chiedevano un'attività di ufficio stampa, che però non è il mio lavoro, nel senso io non ho idea di come si faccia una campagna stampa, perché non ho i contatti con i giornalisti. Quindi a volte succede che ci sono dei malintesi. Noi facciamo quindi facciamo una proposta di progetto, sottoponiamo un preventivo e successivamente creiamo, scusate, qui c'è un errore, allora, la spiegazione sotto non coincide con questo, cioè manca un passaggio, scusate, però c'è il preventivo, poi una volta se viene accettato facciamo il cosiddetto social brand book. Quindi che cosa significa? Che facendo... Per esempio, mi è capitato di essere contattati da un magazine online che si occupa esclusivamente di, si chiama Stereotype, e si occupa di parlare degli stereotipi legati, tutti i tipi di stereotipi. Mi hanno chiesto un progetto di comunicazione per facilitare un po' il messaggio che vogliono veicolare. Hanno accettato. Adesso noi faremo un piano di comunicazione, quindi un brand book. Che cosa significa? Un documento in PDF di circa 10 pagine in cui cerchiamo di veicolare insieme al cliente i messaggi chiave, le parole chiave, e capiamo insieme come comunicare il loro brand. Poi da lì faremo il piano editoriale, il calendario editoriale, e poi completiamo, dopo che si crea tutta la parte strategica e dopo diversi mesi in cui c'è una consulenza da parte di Hubbop sulla gestione del calendario editoriale, del piano editoriale e dei contenuti, quindi noi ci mettiamo la parte strategica e la consulenza, ma la parte operativa, quindi la pubblicazione dei post, la scrittura dei copy e tutto il resto è a carico del cliente, o comunque se vuole noi possiamo garantire quel servizio ma con un supplemento, c'è un'analisi dei risultati. Vi chiedo scusa ma sotto sono totalmente sballate le spiegazioni, non so cosa è successo, ci siamo confusi. Quindi prendete ad esempio la parte rosa. E quindi questa è un po' la parte generale, però andiamo più nello specifico perché poi dobbiamo... Allora, questo è quello generale e questo l'abbiamo detto adesso, ok. Questo è come si organizza il sito web, perché noi facciamo dei siti web per artisti e per progetti creativi. Per esempio adesso siamo stati incaricati di creare un sito web per una rivista d'arte cartacea, che però ha intenzione di sbarcare anche online e di avere dunque una funzione, diciamo, un po' di magazine online, non un po', di magazine online. Creiamo il sistema di credenze, quindi che cos'è il sistema di credenze? È quel documento che permette al cliente di capire dove si sta andando, che cosa significa. Prima ancora della strategia di comunicazione, che si applica anche all'interno del sito, perché quando tu fai il copy, quando tu fai una struttura di un sito web, in realtà stai comunicando il tuo brand. Ok, quindi il sistema di credenze è un elenco in circa 5 punti che delinea in modo più o meno analitico le persone alle quali si vuole rivolgere il brand, la mission e la vision del brand, e capire anche un po' la direzione che vuole prendere da qui a un anno e gli obiettivi che si prefigge da qui a 5 anni. Poi si fa una struttura del sito web. Dopo la struttura del sito web, dopo aver scelto ovviamente insieme al cliente tutta la parte della palette e quindi tutta la parte dei font e anche la parte grafica, si va con i copy. Copy, per copy io intendo anche, questo per fare, diciamo, nel marketing si fa sempre l'esempio dell'espressione aggiungi al carrello. Anche la parola aggiungi al carrello, l'espressione aggiungi al carrello è copywriting. Per quale motivo? Perché il modo in cui è posizionata sullo schermo, il colore con il quale viene scritta e in generale anche il modo in cui tu lo dici è copywriting, è comunicazione, perché influisce sulla modalità d'acquisto del cliente quando acquista e sul percorso dell'utente. Così come le foto. Vi faccio vedere un sito web, un e-commerce che abbiamo fatto, così magari avete un po' più l'idea.
Assolutamente sì, e anche curiosi. Questo è Colareb. Vedete, adesso c'è il pop-up perché abbiamo lanciato i nuovi cinturini. Andiamo sullo shop. Questi sono tutti i cinturini. Qui noi abbiamo deciso di mettere le tonalità con questi, per esempio, la scelta di mettere le tonalità con questi quadrati assolutamente simmetrici gli uni con gli altri, e quindi la ricerca in base al colore. Vedete? Qua c'è il rosso, rosso, rosso. Poi lo stile, tutto questo è comunicazione, cioè il modo in cui i contenuti sono, diciamo, proprio strutturati, come dire, composti all'interno del sito. Poi c'è il testo. Eleonora, il sito lo realizzate con WordPress? Questo precisamente no, questo è Shopify. Io, Ok. per esempio, mi sono occupata del copy, questo qui. Questo è il sistema di credenze, prima vi parlavo di sistema di credenze, eccolo. Eccolo qua. Ogni pezzo è unico perché questo brand, diciamo, punta molto sul fatto che i cinturini sono fatti in manifattura, che significa che c'è ovviamente una produzione aziendale, ma c'è una rifinitura a mano, il che vuol dire che le cuciture che voi vedete, che sono qua nella foto, sono fatte a mano da artigiani. Quindi si gioca moltissimo sull'unicità, l'uniqueness. Made in Italy, scelta consapevole, come potete vedere. Abbracciare la filosofia e la qualità della boutique, perché quello che volevano questi clienti era un po' come se le persone potessero entrare all'interno di una bottega artigianale più che di un e-commerce vero e proprio. Quindi questo è un po'. Vado avanti perché non vorrei, mi sa che siamo un po' a lungo, stiamo andando un po'. Social media marketing, noi lo stiamo facendo con, adesso possiamo andare su Instagram con un progetto, un'associazione culturale che ha sede in Piemonte, nella Val Vigezzo. Loro hanno vinto un bando di Fondazione Cariplo e hanno bisogno di valorizzare il proprio territorio, che è la Val Vigezzo, denominata Valle dei Pittori. La cosa curiosa è che questa Valle dei Pittori era la prima tappa che nell'Ottocento i pittori facevano durante il Grand Tour europeo. Si andava quindi diciamo, dalla Francia o dalla Svizzera, si valicavano le Alpi, si finiva nella Val Vigezzo dove c'era questa scuola, la scuola di belle arti Rossetti Valentini, che nel corso degli anni, dei decenni però, ha perso un po' il suo primato nazionale e loro vogliono ridonare alla valle un po' questa valenza culturale. Adesso vi faccio vedere. Scusa, fondazione. Eccola. Loro sono delle. Sto facendo consulenza personalmente a queste ragazze. Sono delle universitarie che appassionate. Questo, per esempio, hanno fatto. Noi abbiamo fatto diverse lezioni di copywriting. Loro hanno partorito, ma sono state brave, dopo 2 mesi di lezione con me, questo copy, che è ancora un po' macchinoso per i miei gusti, però diciamo hanno cominciato ad avere le primissime interazioni su Instagram ed erano molto contenti. Quindi cosa ha fatto Above in questo caso? L'associazione culturale ha vinto un bando, aveva dei soldi da investire per il marketing digitale, ha chiamato Above Studio per fare un percorso di consulenza di 2 mesi e per farci creare una strategia di comunicazione ad hoc su Instagram per creare la pagina. La parte strategica quindi è nostra, ancora una volta, la parte operativa è la loro, perché io, diciamo, ci sono 3 ragazze universitarie che stanno facendo il tirocinio e sono social media manager. Quindi sistema di credenze, brand book, piano editoriale e calendario editoriale, noi in questo momento siamo qui. Ecco, se io vi dovessi dire la fase del progetto, io sono qui. Gestione operativa, che cosa significa? Noi finiremo il progetto il 30 giugno, ci vediamo una volta a settimana. In questa volta a settimana loro mi dicono: il post è andato così, che passi facciamo? Questo è il piano editoriale, queste sono un po' le cose che stanno, diciamo, che stanno accadendo, e quindi io sto cercando man mano di renderle autonome nella gestione di questa pagina. Alla fine del progetto c'è un accordo che abbiamo fatto, perché loro avranno degli eventi culturali da comunicare nel corso di tutta l'estate. A settembre ci rivediamo, mi faranno un'analisi, faremo insieme un'analisi dei risultati, perché
se verrà confermato nuovamente l'edizione di, diciamo, questo bando di Fondazione Calibro e loro lo vincono, possiamo continuare a collaborare. Questa è un tipo di invece progetto che vedremo insieme fra poco, quindi non voglio spoilerare troppo, però esistono dei musei che hanno del budget a disposizione, hanno bisogno di di allargare il pubblico di riferimento. Ci sono dei musei, come ad esempio Palazzo Strozzi, vedremo a breve il caso studio e cercheremo insieme, vi spiegherò un po' dietro le quinte di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, in cui una cosa che si, un malinteso che si ha spesso nel marketing, qual è? Che tutti pensano, ok, il museo ha bisogno del marketing, così vende più biglietti e così più gente va alla mostra. Quello è uno degli obiettivi finali, ma prima che le persone varchino la famosa soglia, sapete quanti obiettivi intermedi ci sono? Tantissimi. Quando un museo chiama Hub of Studio, il suo obiettivo finale è quello ovviamente di vendere più biglietti, ma non è quello che chiede ad Hub of Studio. Nel caso infatti di questa mostra, che è la mostra American Art 1961-2001, dedicata all'arte americana e che si è svolta l'anno scorso a Palazzo Strozzi proprio di questo periodo, era di allargare i pubblici di riferimento. Vedremo a breve che cosa significa, ma cosa vi posso dire? Che diciamo in questo caso che cosa si fa? Si studia la mostra, quindi Palazzo Strozzi contatta Hub of Studio, noi richiediamo tutti i documenti interni che riguardano la mostra. Proponiamo una strategia, quindi noi diciamo, ok, tu vuoi allargare il pubblico di riferimento. Negli ultimi anni, io l'ho sempre fatto con Instagram e con TikTok, ma sappiate che questo è perché è a causa del periodo storico che stiamo vivendo. Nulla vieta che un domani mi arriva una galleria d'arte, mi dice, ho bisogno di allargare il pubblico e io la campagna di comunicazione la faccio su LinkedIn. Perché magari su LinkedIn ci sono i top manager di qualsiasi CEO delle aziende che magari hanno una possibilità di spesa più elevata e magari riusciamo a trovare un modo per fare una campagna su LinkedIn. Perché è vero che noi, sia per età che un po' per ambienti che frequentiamo, siamo abituati moltissimo ai creator da Instagram e da TikTok, ma esistono moltissime persone influenti anche su LinkedIn. Ed esistono le ADV anche su LinkedIn. Quindi un'altra cosa che dico sempre anche quando faccio consulenza è di non fossilizzarsi mai su una piattaforma specifica. Anche perché, notizia dell'altro ieri, l'algoritmo di Instagram è cambiato di nuovo, la copertura magari si fosse dimezzata, è proprio scesa sotto le scarpe. Se Instagram continua a fare questi scherzetti, qui bisogna trovare altre soluzioni. Motivo per cui noi come servizio garantiamo anche delle campagne di email marketing. Qual è però qui il problema? Che noi, Hubov, deve essere bravo a pubblicizzare questo servizio, perché in realtà l'email marketing non è percepito nello stesso modo dell'influencer marketing. E quindi magari ci sono anche, da parte del cliente, cioè magari sono un po' più restii a pagare, o comunque a pagare determinate cifre. È tutto un modo di ragionare che comunque cambierà, perché insomma i social sono in continua evoluzione. Quindi noi adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto la strategia, abbiamo proposto i creator e poi si avvia tutta la procedura operativa e logistica. Li contattiamo, ma soprattutto facciamo in modo di convincerli a fare il progetto. Adesso vedremo come. Poi c'è la gestione operativa, quindi i creator poi devono andare sul luogo a creare appunto i contenuti e poi, una volta finito il tutto, si chiede a questi ultimi un'analisi, diciamo gli screenshot dei loro analytics e quindi si fa un'analisi di risultati a posteriori, dopo aver deciso ovviamente gli obiettivi a priori, quindi se il museo dice l'obiettivo è raggiungere quante più persone possibile, vuol dire che la mia KPI, cioè Key Performance Indicator, sarà la copertura, quindi le impression. Se invece era una campagna finalizzata all'acquisto di lead, quindi di follower, la mia KPI sarà l'aumento di follower nell'arco di, non lo so, 40 giorni. Andiamo al dunque. Allora, visualizziamo il drive, che in realtà c'eravamo anche prima. Allora, queste sono le cartelle, andiamo proprio alla base.
Allora, qua c'è tutta la parte, le scartoffie amministrative e fiscali, che noi abbiamo condiviso ovviamente con i collaboratori esterni, ma che sono qui. Queste sono le mie prove per Instagram, come potete vedere. E queste, diciamo, c'è un po' più la parte disordinata personale. Poi abbiamo le shared folder, che è la cartella più ufficiale, dove noi mettiamo i documenti già sistemati, già pronti per essere visualizzate anche nel momento in cui fai magari la visualizzazione a qualcun altro. Insomma, qui ci sono tutti i documenti che sappiamo che in un modo o nell'altro possono uscire fuori dal Drive. Sono suddivisi per clienti. Oggi abbiamo appena avuto l'ok per un nuovo progetto di cui non vi posso parlare, però insomma qua adesso abbiamo iniziato a mettere altre cose. Qua ci sono tutti i nostri brainstorming sul sito web. Vedete qua ho fatto io per esempio un copy. No? Io per esempio ci scambiamo i commenti. Poi vabbè, noi ce la cantiamo e ce la suoniamo perché, per esempio, sono una che lavora benissimo dalle 4 di pomeriggio alle 2 di notte, cioè il mio cervello proprio è, invece il mio socio, che è anche il mio ragazzo, lavora benissimo tipo dalle 7 di mattina all'una, poi il cervello gli si spegne e quindi la parte più creativa noi ce la gestiamo così, sempre separati, cioè non Però vi facciamo mai. completate, Sì, dai. assolutamente. Quindi vedete il sistema di credenze? Prima ve l'ho citato. Questo è il sistema di credenze che ho fatto io per la nostra società, che è anche quello che ho fatto un po' a priori, prima del sito, prima di crearla. Cioè, il fatto che per me il digital marketing è solo ed esclusivamente uno strumento che permette a tutti i player del settore culturale di arrivare a quante più persone possibili. Perché io credo, sinceramente, lo credo proprio a livello di pancia, che l'arte e la cultura debbano essere comunicate a quante più persone possibili, perché tutti hanno il diritto di esperire arte e cultura. E ho trovato, secondo ovviamente me, quindi che non sono nessuno, però ho trovato la mia mission, cioè la mia mission è quella di allargare i pubblici tramite uno strumento che è il digital marketing. Quindi io ho cercato di ricreare e cercherò anche tramite il lancio della pagina Instagram di Hub of Studio di trasmettere queste credenze. Questo è importante se volete lavorare nel marketing, cioè al di là dei numeri, degli analytics, delle performance, di tutto ciò che è più tecnico, vi consiglio sempre di dare un occhio alla comunicazione, cioè proprio di andare al why delle cose, perché comunque le persone tendono un po' a dimenticarsi questo aspetto, ma in realtà il marketing, come dice anche Fabiana Manager quando parla del curriculum che è storytelling, no? Cioè il curriculum che cos'è? È una forma di storytelling di personal brand, dove tu fai marketing di te stesso, ed è vero, perché alla fine il marketing è il modo in cui tu decidi di raccontare qualcosa. Quindi, e devi crederci, ovviamente. Quindi questo secondo me è molto importante, al di là dei software, di tutti i tool che si utilizzano, cioè avere sempre chiaro cioè dove va le vostre convinzioni, le vostre credenze, perché tutti noi crediamo in qualcosa, cioè, e anche i nostri clienti credono in qualcosa, perché altrimenti non farebbero il lavoro che fanno. Semplicemente. Quindi questa era sul sito web. Colourab è quella un po' più completa. Noi abbiamo le foto del catalogo, ce ne sono altre, queste sono quelle nuove, perché noi facciamo anche un servizio di shooting, quindi vedete questo è proprio per tecnico, cioè infatti non me ne occupo io, perché insomma è molto come vedete è proprio roba da studio fotografico, perché abbiamo un piccolo studio portatile. Sto creando una campagna di influencer marketing. Guardate come creo. Io, per esempio, sono una che, nonostante anche qui, mi trovo molto bene a scrivere. Quindi, per quanto sì, sia importante tutti i vari tool, comunque io parto sempre da un foglio, a prescindere. Questo è l'obiettivo. Chi sono? Vedete, l'obiettivo. Chi sono le persone che voglio coinvolgere? Il budget e la questione etica. Per quale motivo parlo di etica? Innanzitutto perché ormai su Instagram, diciamo, si inceppa sempre nel target giusto e poi nel target diametralmente opposto, quindi bisogna sempre essere attenti. Però la questione etica qual è? Che ovviamente Colareb, nonostante abbia numerose attenzioni riguardo l'ambiente in tutto, tratta pelle, vera pelle, bovina. Quindi ovviamente, nonostante non sia
diciamo, non sia pelle che comunque è destinata al macello, quindi comunque tratta, diciamo, di animali già, non voglio offendere nessuno, urtare la sensibilità di nessuno, però comunque sono argomenti che trattiamo e infatti esiste anche diciamo, un corrispettivo animal free di Colareb, ci fanno anche dei prodotti in legno e in altri materiali, adesso uscirà un prodotto fatto di canapa, proprio perché, diciamo, stanno andando anche loro verso questa direzione sempre più green, perché ovviamente, giustamente anche, parla una che sta cercando di limitare il consumo di carne quanto più possibile, cioè, si sta andando in questa direzione. Quindi vedete, poi qui abbiamo diverse suddivisioni, gli influencer italiani, gli youtuber che dobbiamo, insomma, catalogarli. Queste sono i copy che mi sono scritta, la sequenza di email, perché io faccio, come vi dicevo, anche email marketing, che non è la newsletter, ma la creazione di quelle che si chiamano soap opera sequence, cioè la sequenza di email per gli iscritti alla newsletter che permette agli utenti di usufruire di determinati sconti e ovviamente poi come obiettivo primario è quello di mantenere un contatto one-to-one con l'utente. E queste sono un po' le mie, diciamo, questa è la mia prima bozza, poi la trasferiamo sul software di riferimento, poi la rivediamo insieme e poi facciamo l'invio. Il funnel è già partito, cioè tutta questa parte che voi vedete è già stata avviata. Allora, adesso io manca pochissimo, quindi insomma volevo raccontarvi, ma volevo fare insieme a voi, in realtà, questo è uno screenshot, perché spero di aver tolto tutti i dettagli, diciamo, personali, di una delle prime mail che mi mandai con il social media manager di Palazzo Strozzi. Allora, qual era la loro esigenza? La loro esigenza è che avrebbero aperto questa mostra e la loro esigenza era di allargare i pubblici di riferimento, arrivare alla generazione Z e sensibilizzare le persone ai temi della mostra. Vi racconto in breve la mostra, poi mi piacerebbe, se volete, di fare una chiacchierata insieme su questa cosa. Allora, facciamo così, Eleonora. Io faccio un piccolo reminder, nel senso che accendete la vostra videocamera, così poi anche più facile, no, confrontarci insieme. Insomma, sarà un momento molto informale, quindi non preoccupatevi se siete a casa, in ufficio, anche per strada. Ieri c'era un ragazzo che era al supermercato all'esperienza online che abbiamo Ah, organizzato. ok, perfetto. Quindi non preoccupatevi, che tra pochissimo ci confrontiamo con Eleonora. Vai pure. Allora, American Art, non so se qualcuno di voi ha potuto visitare la mostra. American Art era una mostra dedicata all'arte americana dal 61 al 2001, con opere d'arte provenienti dal Walking Art Center in America, non mi ricordo la città, scusate, momento lapsus. Era suddivisa in diversi filoni narrativi. Qual era il concept? Non esiste una sola storia dell'arte, ma esistono tante storie dell'arte. Che cosa significa? Che c'erano diverse sale preposte a diversi filoni. Per esempio, c'erano gli artisti neri, appartenenti alla comunità nera, che negli anni 70 e 80 cominciavano a esprimere il proprio e assolutamente legittimo disagio, e quindi c'era tutto il filone della storia dell'arte americana nera, che magari non è mai trovato spazio nei libri di storia dell'arte, anche quando noi magari studiavamo arte al liceo. Non ne abbiamo mai sentito parlare, ma che di fatto esiste e che aveva trovato una propria voce. Poi c'era tutto il filone della comunità LGBTQ+, quella che noi oggi definiamo così, ma che negli anni Ottanta, con determinati artisti, fra cui Félix González Torres, c'era tutto il dramma e lo stigma dell'AIDS. Quindi tutta quell'arte lì, contemporanea, che esprimeva dei disagi, ma che di nuovo. Magari io stessa all'università ho studiato al quinto anno, perché non trova spazio nei libri e nell'accademia di riferimento. E poi c'era anche una parte dedicata alla danza, quindi c'erano questi artisti che avevano fatto moltissime contaminazioni fra arte contemporanea e danza. Quindi, insomma, tutti questi filoni, che erano, mi sembra, cinque, per, diciamo, trasmettere un messaggio che era quello della complessità. Ok? Cioè quello del abbracciamo la complessità,
cioè non cerchiamo di infilarci in delle correnti artistiche che per carità esistono e ci aiutano a studiare, ma mentre Andy Warhol era nella sua factory con le persone di cui piaceva circondarsi, c'erano tante altre persone che si esprimevano in tanti altri modi. Ok? Adesso, qual era la richiesta che era stata fatta a me? Fai una campagna con dei creator che esprimano tutto questo. Adesso, non so, come volete fare? Ne parliamo insieme o vi dico un po' come l'ho impostata? O magari qualcuno di voi già ha visto, perché poi online c'è un testo che poi ve lo condivido. Vai pure tu, Eleonora, mettici un po' in gioco, alla prova. Allora, io che cosa ho fatto? Inizialmente ho una cosa che ci tengo a dire, è che è un malinteso di cui siamo sempre vittime, è che si pensa sempre, quando si fa influencer marketing, che sia un Excel con 100 influencer e si inizia a scrivere le mail, invio multiplo a tutti e si fa speriamo che accettino. Ovviamente non è il mio approccio, ma è stato quello di individuare questi filoni narrativi che erano stati molto ben espressi dai curatori della mostra e cercare 6 community di riferimento. Che cosa significa? Che i valori preposti e espressi all'interno di questa mostra si sposavano perfettamente con alcuni valori di cui Instagram oggi, per fortuna, è pieno. Quindi che cosa ho fatto? Ah, ci dovrebbe essere un link che non c'è. Aspettate. Io ho scritto questo blog post con l'aiuto del social media manager di Palazzo Strozzi, in cui ho raccontato un po' il mio modus operandi. Vabbè, qui scusate, c'era l'intro polemico, però vabbè, perché sono un po' polemica, però vado subito al dunque. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato 6 influencer, ognuno dei quali aveva un valore da esprimere rispetto alla mostra. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle presentazioni su Canva della mostra, ma le abbiamo cambiate, poi le prime 3 slide erano tutte uguali. Poi abbiamo cambiato la presentazione in base alla persona con la quale stavamo interagendo. Per esempio, quando abbiamo inviato il progetto a Pietro Turano, che è un grandissimo, penso lo conosciate tutti, è un attore che ha lavorato in Netflix con Scam, ma è uno dei più grandi rappresentanti della comunità LGBTQ in Italia. Che cosa ha fatto lui? E fa delle battaglie proprio attiviste importantissime. Gli abbiamo inviato tutta la parte dedicata, il filone dedicato allo stigma dell'AIDS e al problema enorme che la comunità omosessuale di San Francisco e più in generale degli Stati Uniti ha vissuto negli anni 80 a causa di questa terribile epidemia. Quindi le nostre chance che lui accettasse il progetto ovviamente sono aumentate. Per quale motivo? Perché io conoscevo moltissimo i suoi valori, conoscevo moltissimo le sue battaglie e sapevo, nonostante ovviamente lui ovviamente era stato messo nella condizione di conoscere la mostra dalla A alla Z perché aveva dei link, gli abbiamo dato quel plus che gli ha permesso infatti di accettare la collaborazione. E infatti poi è stato invitato. Questa campagna era un supplied, che cosa significa? Che a tutti gli influencer è stata offerta un'esperienza di visita, cioè sono stati invitati al museo, è stata inviata loro una box, questa sono io, perché vabbè, io poi sono un po' vanitosa, mi piace farmi le foto così, però questa sono io, avevamo progettato questa box dedicata alla mostra in cui c'erano dei regali, con dei biglietti personalizzati scritti a mano in cui dicevamo ti aspettiamo a Palazzo Strozzi, questa c'era anche all'interno una borraccia perché era estate, faceva molto caldo e gli abbiamo scritto tipo abbiamo pensato a tutto, anche è importante idratarsi d'estate soprattutto quando si visita una mostra, e quindi poi abbiamo chiamato questi influencer. Quindi lui ad esempio era assolutamente in target e infatti la sua community ha risposto molto bene. Poi c'era il turno di lui. Allora, lui è stata la nostra scommessa più grande perché era un ballerino di Amici. E durante Amici, anche su Instagram, lui si faceva fare
queste coreografie sempre ambientate nei quadri di Van Gogh. Siccome nella mostra c'era un filone dedicato all'arte contemporanea nel teatro e soprattutto al modo in cui arte contemporanea e danza negli anni 70 si sono contaminate, dando vita alle arti performative che hanno appunto questa commissione e di cui lui è, secondo me, però vabbè, io sono una dilettante, cioè non ci capisco niente, però secondo me è un ottimo rappresentante dell'arte performativa, l'abbiamo chiamato e è stato bellissimo perché lui... non si aspetta, cioè ha detto: io di tutte le collaborazioni, delle chiamate che mi aspettavo di ricevere, non avrei mai pensato di andare a visitare un museo per questa roba qui. E è stato bellissimo perché mi hanno raccontato che lui, quando è entrato nella sala in cui c'era fra l'altro proprio questa scenografia, perché si parlava proprio di scenografie, si è commosso. Perché una cosa che dico sempre è anche i valori, no, che vengono espressi dall'influencer, che sono valori che rimangono costanti nel tempo, ok? Cioè i valori non si cambiano, quindi l'importante è anche andare a un po' a scegliere quelle persone che tu sai che comunque credono nella stessa cosa in cui credi tu, e che le persone che li seguono credono nella stessa cosa in cui credono gli altri, cioè che tu fai per la mostra. Poi vabbè, c'era Tron, c'erano... scusate, no, volevo vedere se... Allora, avevamo chiamato per il filone sull'arte nera Raissa e Momo, che immagino conosciate tutti, che sono venuti e che... scusate, non riesco più a mettervi... Ah, ok. E che sono venuti e hanno... li ho usati anche come esempio recentemente in una call. Loro sono una coppia mista. Che cosa significa? Lei è italiana, lui è di origine... marocchino, lui è musulmano e insomma promuovono sempre i valori dell'interculturalità, dell'antirazzismo, eccetera eccetera, quindi tutta la parte relativa all'arte nera, al fatto che comunque queste persone erano ghettizzate. E loro, un anno dopo la mostra, che avevano apprezzato moltissimo, si sono sposati, hanno fatto un matrimonio religioso di matrice musulmana. E questo è stato bellissimo perché in realtà conferma assolutamente il motivo per cui noi poi li abbiamo chiamati, cioè questi valori di interculturalità che volevano essere trasmessi dai curatori della mostra in quella parte lì e che poi loro hanno confermato. Cioè quando si chiama un creator e quando si fa una campagna di comunicazione, si deve cercare sempre di trovare una persona che per il suo stesso modo di essere risponde a quei valori. Quindi di questo siamo rimasti molto contenti e sono stati chiamati sei influencer, ne sono 25, una purtroppo per problemi personali non è riuscita, però ecco, è una roba che è una campagna di cui Palazzo Strozzi è rimasto molto, molto soddisfatto, perché comunque il focus non era il numero dei follower, ma era la community e i valori che queste community hanno. Tra l'altro molto bello, Leonora, perché erano tutti diversi tra di loro, cioè nel senso avevano tutte community diverse. Mm-mm, sì, assolutamente. Infatti siamo, diciamo, una campagna che io porto, mi piace spesso come portare come esempio perché rispecchia un po', è un po' perfetta, cioè è un po' da manuale. Poi ce ne sono altre che magari vengono peggio, come mi è successo, nel senso che... Però questa la considero, ci sono molto affezionata perché la considero proprio un po'... molto, ecco, rispondente a diverse caratteristiche. Allora, se avete delle domande, anche perché comincio ad accusare la gola, io avrei finito e vi ringrazio molto. Allora, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio i complimenti con il commento di Valentina, che condivido al 100%, che è campagna fichissima. Come? Che è campagna fichissima. Ah, ok, grazie. Allora, c'è una domanda molto interessante da parte di Eva, che ti dice: forse l'hai detto e me lo son perso, ma la cosa più difficile probabilmente è come arrivare al contatto con il social media manager o con in generale col comparto marketing di Palazzo Strozzi o in generale dei musei. Allora, vi dico come è successo con Palazzo Strozzi e poi vi dico la mia. Comunque, scusate, voglio fare solo un piccolo appunto. Credo che ci sia una persona che seguo molto su TikTok, che è Ottavia. Sei una Otti al museo? Oh, sono tua fan. Ciao, grazie di partecipare.
Ciao Ottavia, ti attivo l'audio se vuoi salutarci, salutare Eleonora. Ciao, grazie, ti seguo sempre. Grazie, sei gentilissima. Ciao. Allora, il contatto con Mattias è avvenuto a marzo 2021, quando eravamo tutti nella bolla di, come si chiama quel social, solo audio, mi scordo sempre il nome. Clubhouse, scusate, io quello non mi sa mai. Io partecipavo moltissimo, allora io ho sempre attuato una grandissima e ininterrotta campagna del mio personal brand, nel senso io anche adesso, però soprattutto gli anni 2020-2021, io ero ovunque, vernissage, dirette su Instagram, insomma ho sempre tenuto molto attiva la mia presenza online perché per me è un'ottima, come dire, era un ottimo modo per prendere dei clienti fondamentalmente. Ci siamo ritrovati in una room insieme in cui abbiamo parlato di influencer marketing e lui, perché erano delle room dedicate al mondo dell'arte, quindi io passavo anche 2 ore al giorno su Clubhouse, lui mi ha chiamato per propormi un progetto e ci siamo trovati molto bene a lavorare, siamo diventati amici, nel senso che adesso siamo amici proprio, e quindi quando ci sono delle campagne dove loro hanno bisogno di allargare dei pubblici, mi chiamano. Qui, e su questo Fabiana Manager è bravissima a spiegare la differenza, io un po' meno, entra in gioco la differenza tra raccomandazione e referral, nel senso che nel mondo dell'arte, per quanto sia importantissimo avere un personal brand, poi entrano in gioco le conoscenze, cioè ci sono poi delle dinamiche interne, il famosissimo networking, che è importantissimo coltivare, che ovviamente funziona nel momento in cui tu lavori bene, cioè una campagna come questa, io poi non ve li ho mostrati per altre ragioni, però una campagna come questa, tu poi prendi, chiedi ai creator gli screenshot degli analytics, fai un bel Excel con tutti quanti i risultati, fai una bella presentazione, la mandi al cliente a fine progetto e gli dici questo era l'obiettivo iniziale, questo è quello che abbiamo raggiunto. E ovviamente devi essere bravo. Cioè non esiste, cioè, anche perché una cosa, il bello e il brutto del digital marketing è che comunque tu puoi provare il tuo successo e puoi provare il tuo insuccesso. Cioè, da lì non scampi. Se tu scegli un obiettivo, quell'obiettivo è raggiunto o non raggiunto, non esistono le mezze misure. Cioè, mentre negli altri settori che possono essere, può esserci il gusto personale, può esserci, non so, qualsiasi altra cosa, nel marketing no. Se tu, io infatti domani mi hanno accettato un progetto, che poi se mi seguire, se vorrete ovviamente seguirmi nei prossimi mesi ne parlerò, ma domani ho la prima call è scegliamo quali sono le KPI in modo tale che monitoriamo i risultati mano a mano e poi dopo facciamo un discorso a posteriori e capiamo cosa è andato bene e cosa è andato male. Quindi networking, conoscenze, referral, ma soprattutto competenza, perché nel momento in cui poi tu hai successo una volta, la voce gira. Allora, io intanto ho messo il link per raggiungerti su Instagram nella chat e tra l'altro, diciamo, abbiamo in comune Fabiana, visto che ci siamo conosciuti io e te all'evento di Fabiana, abbiamo moderato entrambi il suo libro, sono felice che poi sono riuscito a portarti qui su Tutored e dopo un mese di tempo ti faccio la domanda che ti dicevo all'inizio, cioè a Parigi nella sala del Louvre dove c'è la Gioconda, di fronte, esattamente di fronte alla Gioconda ci sono le nozze di Cana del Veronese. E la domanda che, cioè il dubbio che mi facevo è, caspita, ma la Gioconda che è, adesso magari tipo una fesseria, un ben 20x30, qualcosa del genere, centimetri, le nozze di Cana è invece un quadro enorme e molto probabilmente molto più complesso perché anche più minuzioso, ma la risonanza che ha la Gioconda non è paragonabile a quell'altro quadro che a mio modo di vedere è banalmente più bello, utilizzo un aggettivo banalissimo, ma che marketing ha avuto la Gioconda negli anni? Infatti è stato proprio. E non c'era neanche il digitale. Esatto. Sì, diciamo che io non sono un'esperta dal punto di vista storico-artistico, quindi non mi addentro. Se Ottavia vuole intervenire, tanto perché lei è molto brava su TikTok. Volentieri, Ottavia. E
Ma a livello di marketing, diciamo che la Giocolme ha questo personal brand così forte che ci ha preso anche un po' questo giochetto quando l'Italia ha vinto i mondiali, no? Che leggevo proprio che c'è stato cioè la curva si è proprio sprint, ha fatto un innalzamento assurdo e è molto più di brand. Cioè il concetto è che tantissime persone hanno scritto sulla Gioconda, ma ormai la Gioconda è una rappresentazione marketing di quello che è l'Italia e di quello che è il Louvre però anche. Quindi il Louvre ci gioca moltissimo e gli conviene. Io adesso personalmente non seguo il Louvre su TikTok, però so perfettamente che loro ci giocano moltissimo sulla parte anche di comunicazione. Così. Ma guarda, era divertentissimo perché nella sala erano tutti rivolti verso la Gioconda, tutti con lo sguardo così, e poi alle loro spalle c'era questo quadro enorme, molto molto bello. È bellissimo, le nozze di Cana è bellissimo. E, fra l'altro te lo godi anche moltissimo, devo dire, perché stanno tutti a guardare la Gioconda, quindi se tu te lo vuoi godere è perfetto. Guarda, io non ho la risposta, come dire, analitica, che dici è successo questo, questo e quest'altro. Sicuramente una serie di... Anche qualche anno fa, quando è stato venduto al Louvre di Dubai, sempre quel dipinto che poi è stato attribuito a Leonardo, ma non si sa ancora se è di Leonardo o no, il Salvator Mundi, quello anche ha dato una forte spinta alla Gioconda, perché è tutto ciò che è il brand Leonardo. Tant'è che in Italia, in qualsiasi città vai o comunque... molte, c'è cioè il museo dedicato a Leonardo da Vinci. Lo so, però è un po' come la storia del motivo per cui anche, ecco, io vado a Venezia molto spesso, il motivo per cui a Venezia in super centro mangi la pizza margherita, vedi questa gente che mangia la pizza margherita con lo spritz, no? Cioè, sono questi danni che il marketing, il turismo di massa sta facendo, che purtroppo, cioè, non sono una grande fan, nel senso che... Però sono delle dinamiche su cui moltissimi si stanno interrogando, sia nel mondo accademico, ma anche io che faccio marketing. Perché io dico, tu hai portato un esempio molto calzante, perché io dico, io non voglio fare quella roba lì. Cioè, non voglio creare delle icone pop. Sì. Perché ormai la Gioconda è un'icona pop. Non voglio fare quello, perché l'ha già fatta Andy Warhol negli anni 60 e 70, ed è una roba già vista. Cioè, io voglio portare la complessità. Cioè rappresentare quante più persone in realtà possibili. Chiaro. Poi c'è un'altra domanda, credo. Sì, prima però, Ottavia, se vuoi dirla tua, ovviamente l'invito è esteso anche ad Enrica, Valentina e tutti gli altri. No, dico solo questo. Diciamo che l'interesse per la Gioconda è nato nel 1911, quando Perugia se l'ha portata via, diciamo. E da lì allora il Louvre ha detto, ma sai che è interessante questa Gioconda? Forse facciamoci un po' più di attenzione. Forse è anche da lì che è nato un po' questo mito della Gioconda, forse anche da prima. Sarebbe interessante. Sei sicuramente più informata di me, nel senso, quindi per questo ti ho dato la parola, perché sapevo che avresti dato un contributo. No, sicuramente da quello gli ha dato una bella spinta, anche perché comunque mancando un pezzo della collezione del Louvre, soprattutto quel pezzo di Leonardo, diciamo che si è sentita la mancanza, infatti c'è stato un po' di problemi logistici in quel periodo, però insomma, diciamo che gli ha dato una bella... Da quel momento lì, da quando la Gioconda è tornata al Louvre, diciamo che l'hanno tenuta un po' meglio, ecco, ci hanno prestato un pelino di attenzione in più. E adesso ci giocano poi anche, insomma, è diventando un simbolo, ci hanno giocato su questo. E sì, le vogliono così bene che le hanno fatto anche la torta. Sì, esatto. Esatto. Allora, Eleonora, Rebecca ti chiede... A che ruoli potrebbe puntare, che competenze potrebbe sfruttare una persona con una formazione umanistica, filosofia nel suo caso? Allora, digital marketing e tutto ciò che è informatica, anche tutta quella parte adesso la dico male, se c'è qualcuno di esperto mi perdoni, però quella parte della vocale, cioè per esempio c'era un mio amico laureato in letteratura greca e latina che è stato assunto da una società per fare gli assistenti vocali, quindi tipo Siri, tipo Alexa, tutta quella parte che crea gli algoritmi che però hanno bisogno di una componente lessicale importantissima.
Quindi c'è molto umanesimo nella digitale, ragazzi, soprattutto nel marketing e nella comunicazione. Quindi io ti consiglio assolutamente una carriera nel digitale. Tu, qualsiasi cosa, social media, copywriting, tutto quello che può essere comunicazione nel digitale hai le porte aperte. Esatto, a proposito di copywriting, visto che l'hai citato, noi faremo un'esperienza online proprio dedicata al copywriting, nello specifico come scrivere in azienda, abbiamo voluto chiamare così, cioè tutte quelle tecniche efficaci per rapportarsi magari con un capo, con un collega, con i clienti, quindi scrivere nel modo più corretto possibile. Vi ho inserito il link qui nella chat. Allora, Eleonora, ti abbiamo rubato 17 minuti rispetto alla tabella di marcia. Io ti ringrazio tantissimo. Se arriva qualche domanda all'ultimo, quindi Guarda, mi sa che ce n'è una in realtà. sul traguardo, me la sono persa io? Ah, eccola, sì, quella di Federica, giusto. Allora, ti è mai capitato di trovare resistenze da parte dell'istituzione, azienda, riguardo al tipo di campagna che volevi portare avanti? Allora, a livello formale no, perché si fermano prima, cioè magari tu mandi il preventivo, fai la proposta di progetto, magari non ti rispondono più. A livello proprio di, diciamo che a progetto avviato, quindi nel momento in cui firmi il contratto e tutto, no. Sono stata da una parte molto fortunata, dall'altra credo che comunque sono ancora argomenti che solo istituzioni che possono permettersi di usare abbracciano. Cioè è molto difficile nel pubblico che si faccia una cosa del genere, sono più le fondazioni private, sia per una, diciamo, una facilità di conversazione con loro, quindi ecco, io sono stata contattata da un'istituzione privata, nel giro di 3 giorni abbiamo fatto la prima call, io ho proposto il progetto, loro hanno accettato, cioè queste tempistiche così veloci te le puoi permettere solamente con istituzioni private. Di base, se accetti un progetto che ha a che fare con la comunicazione digitale, sei già molto aperto, le persone tendono a fidarsi. Se invece ottieni resistenza, di base non mi è successo, però potrebbe accadermi sicuramente. Dipende anche dal modo in cui quanto tu sei chiaro, perché magari alcune agenzie, pur di prendere il cliente, all'inizio gli dicono sì, e poi magari fanno altro. Invece io sono chiarissima fin dall'inizio, cioè faccio i nomi specifici delle persone con le quali ho già lavorato, mando i documenti sui miei progetti pregressi in modo tale che tutti sono al corrente. E quindi secondo me io stessa non li metto nella condizione di opporre resistenza, perché nel momento in cui accettano già sanno tante cose. Ecco. Chiaro. Perfetto. Allora, Federica ti ringrazia nella chat. Grazie. Allora, Valentina, una domanda, ma grazie mille, è stato super interessante. Assolutamente sì, Eleonora. Grazie mille per aver condiviso un po' delle tue giornate, un po' di te, insomma, del lavoro che fai. Io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Un Grazie, Crevi. saluto anche a Matteo e ovviamente vi auguro il meglio. Grazie. Ciao ragazzi, è stato un piacere e spero di, insomma, di rivederci. Qualsiasi cosa sono a disposizione su Instagram. Perfetto, io intanto vi ricordo che domani riceverete una mail con il link per riguardare la registrazione e poi appunto con il link per raggiungere Eleonora su Instagram, un po' qualche curiosità che ci siamo detti oggi e magari raggiungerà questa mail anche chi non ha partecipato attivamente. Grazie mille Eleonora. Grazie mille. Buona Ciao. serata a tutti, Ciao a tutti. ciao, ciao a Ciao. tutti.